forze armate, tanto citate dai nuovi interpreti del pensiero di Draghi, invece Draghi, insomma, siccome parla poco è facile interpretarlo, basta leggere le cose che fa e ascoltare le parole che dice, uno lo capisce. Invece, diciamo, ha un numero imprecisato di interpreti. L'utilizzo delle forze armate, e le do la notizia pericolosa, c'è stato dal primo giorno dell'emergenza. Senza le forze armate noi saremmo crollati dopo 48 ore. Io ho accompagnato centinaia, forse 1500 tra infermieri e medici volontari da sud a nord, nei momenti in cui si moriva, nei momenti più drammatici, molti pensionati, molti nonni e giovani nonne che si sono rimesse il camice, sono andati a rischiare la vita e alcuni si sono anche ammalati. E ci siamo andati con i militari, con l'aeronautica, con la Guardia di Finanza, Forze Armate e Forze dell'Ordine hanno sempre accompagnato lo Stato e Arcuri è stato il raccordo di tutto questo. E se distribuiamo ancora oggi 11 milioni al giorno di mascherine nelle scuole e se il prezzo delle mascherine chirurgiche è regolato a 50 centesimi, è perché quel lavoro l'ha fatto il commissario Arcuri.